oggi ragazzi e ragazze ho da farvi vedere delle cose strafighe, bellissime. Ho delle cremine miracolose che fanno scomparire le occhiaie nello stesso momento in cui le applicate. Quindi occhiaia adios. E poi ho da farvi vedere il fondotinta più coprente al mondo, quindi lo andrò a testare con voi, farò metà viso truccata con questo fondotinta ultra coprente e l'altra metà struccata, così vedremo la differenza. Sì, qualcun altro che vuole suonare? Fate pure, fate come se fosse a casa vostra. Dirò appunto come mi sono trovata con questo fondotinta ultra coprente, la mia recensione personalissima, e vedrete direttamente anche voi da casa, sembra uno spot, la differenza proprio tra una metà truccata con questo e l'altra metà struccata. Brutta, bruttissima. Infatti, perdonate le mie condizioni, ma per forza, essendo un video di make up, di estetica, per forza mi devo far vedere così. Alla natura, insomma, viva la semplicità, no? Queste sono le fantastiche cremine che ci faranno sparire le nostre pessime occhiaie in tempi record. Qui invece abbiamo il nostro signorino fondotinta Dermacol, famosissimo, sta spopolando su tutto il web appunto per la sua immensa coprenza. Potete benissimo notare le mie occhiaie marcatissime a soli 20 anni perché le ho prese appunto da mia mamma, è una cosa ereditaria, ma dormo anche pochissimo, quindi entrambe le cose insieme non è che facciano benissimo, insomma. Ma io so che loro potranno aiutarmi. Si chiamano Instantly Ageless, appunto, sono delle fialettine, le possiamo trovare così. Io ne prendo una e leggo come funzionano. Tamburellare leggermente uno strato sottile di microcrema sulla zona stabilita, lasciare inumidire la pelle e rimanere senza fare nessun movimento per 2-3 minuti mentre il prodotto si asciuga. Mi piace il termine tamburellare, io lo voglio usare per tutta la mia vita. Tamburelliamo questa pizza, tamburelliamo questa persona, tamburelliamo tutta l'amore. Insomma, andiamo avanti. Ok, apriamo la fialetta e allora, questa cremina ha un color salmone, quindi la vado a prelevare, è presente ora sul mio dito, e vado a picchiettarla. Allora, scegliamo l'estremità. Io sceglierei questa estremità di sinistra, quindi la applicherò qua, vicino alla zona del mio contorno occhi. Fantastico, questo zoom, insomma, tra poco l'autostima proprio che sale in queste circostanze, non ve lo immaginate. Comunque, picchiettiamo. Ok, ha una consistenza che, insomma, si assorbe molto facilmente, quindi non rimane pastoso sul dito, ma è molto leggera come texture. La tampono, anche qua. Vicino all'angolo buio, perché la mia occhiaia, ovviamente, con questa immensa fortuna che mi ritrovo, mi parte da qua fino ad arrivare qua, oppure la mia parte è praticamente scura. Ok, ora aspetterò 2-3 minuti e vi farò vedere il risultato finale. Lo so che non state più nella pelle, dovete aspettare però. La sensazione che sento dopo aver steso appunto questa cremina è di freschezza. Sento il mio contorno occhi molto molto fresco e molto più liftato, più tirato, e sembra che la zona dell'occhiaia si stia rimpolpando, perché appunto noi sappiamo che l'occhiaia è una sorta di piccolo solco sotto gli occhi, quindi questa crema le porta all'infuori. Raga, io le differenze le vedo, sono passati non 2-3 minuti ma ne ho fatti passare 5. Cioè, guardate la differenza. Questa è la parte senza crema, zombie come la muerte, e invece questa è la parte sinistra. Guardate, cambia anche di colore. Guardate qua che solco, invece qua è tutto più rimpolpato. Ok, passiamo alla seconda fase del video, cioè proveremo insieme il fondotinta più coprente al mondo, cioè il Dermacol. La mia colorazione è la 210 e l'ho acquistato da Amazon, appunto come vi ho detto all'inizio video. Mi sono munita di una fascetta, sobrissima proprio, fantastico, e una beauty blender appunto per stendere questo prodotto. Ok, fase antisesso è iniziata. Benissimo. Ok, wow, complimenti, sembro un sultano. Cosa sembro? Scrivete nei commenti cosa sembro e siate gentili per cortesia. A noi due. Benissimo.
benissimo, apriamo il tubetto. Il packaging si presenta così dorato in questo tubetto molto versatile, che se in caso appunto vi finisce il fondotinta potete andarlo a tagliare senza neartene parte e prelevare appunto il prodotto che volete senza sprecarlo, perché a volte i dosatori o i botticini in vetro non vi danno questa possibilità, dovete spaccarli col martello, invece questo è facile da tagliare così non buttiamo via niente. E vado a pucciare con la Beauty Blender. Scegliamo appunto di coprire questa parte sinistra del mio viso. Andiamo ragazzi. La tonalità purtroppo è molto 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 più chiara rispetto al mio incarnato, perché appunto su Amazon si trovano insomma degli swatch, però non si riesce a capire realmente la colorazione, perché è molto difficile vista appunto da internet, su delle foto e non magari su delle modelle, dove uno si può fare un'idea leggermente più concreta. Però a noi va bene così, non ci vedo niente con queste lenti colorate che ho messo oggi, non so neanche se sono messa a fuoco, però comunque spero vi possiate fare un'idea su questo prodotto. Io l'ho provato in questi giorni, peccato appunto per questo colore, è molto molto chiaro, però lo posso andare a miscelare con altri fondotinta leggermente più scuri che ho nella mia makeup collection per arrivare al mio incarnato. E questo fondotinta talmente coprente è destinato appunto a un settore cinematografico, quindi per le attrici, per gli attori, comunque persone che devono stare sul palcoscenico, sotto i riflettori, devono fare uno shooting fotografico. Madonna, io ero abbronzata comunque. Di solito nella fase invernale dell'anno sono più chiara, cioè molto più chiara, quasi come questo fondotinta, però essendo che mi sono fatta lampade e robe varie, sono abbastanza scuretta in viso. È un fondo che può essere anche molto utile per le persone che hanno acne o discromie della pelle o vogliono eliminare dei rossori molto evidenti. Io ve lo straconsiglio perché l'ho provato in questi giorni, mi sto trovando veramente bene. Sta così, sono di due colori. Infatti dopo magari faccio l'altra metà viso, dopo che avrete visto la differenza, perché sinceramente così sembro Casper. Ed è un fondotinta ipoallergenico, vi servono veramente poche quantità di prodotto per andare a creare una base viso uniforme, perché appunto ha una copertura veramente fantastica. Io tipo qua avevo anche un brufolo che mi sono schiacciata stamattina proprio per l'occasione, diciamo, per farvi vedere un po' la differenza, perché giustamente se uno vede una ragazza con la pelle perfetta è incredibile, non puoi vedere la differenza del prodotto, no? Proprio l'efficacia. Invece io proprio per voi mi sono fatta prima uscire un brufolo, quindi vedete anche le mie competenze, e poi schiacciato, quindi immaginate voi. Adesso lo sto prelevando con le mani per farmi un'idea sulla texture. Devo dire che è estremamente cremoso e quando appunto è a contatto con la pelle diventa molto più liquido, è un sacco facile appunto da applicare anche solo con l'uso delle dita e non della Beauty Blender piuttosto che il pennello. Ho scelto di acquistare questo fondotinta perché sono una fan sfegatata degli incarnati omogenei, piattellati, tipo bambola di ceramica, e se non vi piace questo effetto non è il fondotinta più adatto a voi. Se vi piace più un effetto naturale, ecco, non punterei su questo fondotinta. Se invece avete un'occasione magari importante o magari avete delle discromie cutanee, dei difetti che possono essere brufoli, segni di acne, magari è un fondotinta più appropriato alle vostre esigenze. Io non ho particolari discromie sul mio volto, però appunto l'ho acquistato perché mi piace estremamente l'effetto finto, l'effetto artificiale. Però penso che sia anche un ottimo fondotinta il Dermacol, appunto questo prodotto in questione, per fare dei make up più professionali, quindi più coprenti, full face. Mi piace tanto il suo effetto. Ovviamente ho ciccato un po' la colorazione, peccato, potevo prenderla leggermente più scura, però so che man mano durante l'anno l'abbronzatura andrà via. Adesso sono un po' più colorita da questa parte e appunto col fondotinta sembro funerea da questa, però la coprenza c'è, perché appunto volevamo testare poi la sua coprenza, no? E lo scopo del video è questo. Questa è la mia parte sinistra, questa è la mia parte destra.
Fantastico! Raga, penso che la differenza tra le due estremità del mio volto sia palese. Lasciate perdere la colorazione, ma proprio la coprenza. Di qua sembro un'altra persona. Guardate. Di qua sono un'altra. Oh mio Dio! Sono la stessa persona? Sì. Qua struccata, completamente struccata, con le mie imperfezioni, le occhiaie, fantastico. E da questa parte appunto ho utilizzato semplicemente il Dermacol colorazione 210, che è una colorazione molto neutrale, potrebbe andare bene sia alle ragazze con un sottotono rosato che più giallino. E insomma, questo è il risultato, lo vedete anche voi. A me sinceramente piace, per tutte le motivazioni che vi ho elencato prima. Lo sto stendendo anche sulla parte destra del mio volto, così vi saluto facendovi vedere appunto il viso completo, utilizzando solo questo fondotinta. Bene, ho fatto tutto il viso e devo dire che è veramente il colmo questo fondotinta, perché è tanto tanto coprente, ma sul viso è leggerissimo da portare, quindi non sentite mascheroni, ha una texture davvero leggera, nonostante sia ultra coprentissimo, che vi copre tutte le magagne della vostra vita esistenziale. Il video finisce qui. A proposito, vi lascio anche il link dove ho acquistato queste fialette miracolose, avete visto, per le occhiaie, molto molto interessanti. Qua sotto nell'info box trovate il link se volete provarle anche voi. Vi mando un grande grande bacio, se questo video vi è stato utile lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale perché ci saranno sempre nuovi contenuti, nuove cover, la canzone che sta arrivando nuovissima scritta da me e tanti tanti altri video con curiosità, domande, insomma non vi resta che iscrivervi. Vi mando un grande grande bacio, sembro un po' uno zombie con questo colorito, senza mascara, senza niente, ma va bene, noi ci amiamo così, no?